Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Star Wars Squadrons. Abbiamo fatto i primi 40 minuti più o meno. L'inizio non è stato male, sembra di essere veramente all'interno di un abitacolo. La galassia è spettacolare, i comandi non sono tantissimi ma non sono pochi, bisogna capire bene come giostrarli. Per la campagna dobbiamo ancora capire, comunque andiamo avanti e vediamo. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. This is Admiral Akbar of the Rebel Alliance. Echo Leader reports you're willing to defect. Willing and able. Then keep assisting Echo Squadron. All'inizio ho avuto un po' più di difficoltà, poi piano piano. Però il livello comunque è quello un po' più basso, eh. Quindi, cioè, forse se avessimo un po' di difficoltà. Ma se vado così vado più veloce, eh sì, dai. Squadron? There's a quasar bearing down on the convoy. And filled with reinforcements. Take the TIEs down. Distruggi caccia imperiale. Porca miseria, me lo dici così. Mi sembra sempre così, me lo dici. Ok. Ho difficoltà così, ho difficoltà. Aspetta, sta qua, sta qua. C'è davanti, c'è davanti. Ok. Ah, l'avevo quasi preso. L'ho preso, l'ho preso. Mi sono accorto. L'ho preso in pieno, l'ho preso. Per beccare quello l'ho beccato in pieno, eh. Mi sa che dobbiamo essere un po' più bravi, nel senso che... Porca di quella miseria, non so se sono... Dove sta? Eccolo qua. Sta giù, sta giù. Eccolo qua, eccolo qua. Guarda. Quanto... Non muore. Attenzione a te. Non posso immaginare quando... Lo vedo. Aspetta, ok, è andato. Dobbiamo cercare di essere un po' più per andare fuori portata. Andiamo. Questo è spettacolare, per esempio. Admiral, I know how this Imperial fleet operates. I can tell they're prepping their capital ships for an attack right now. We need backup. All right, I'll send you the rest of Echo Squadron with everything they've got. Heading towards a Star Destroyer. Again, facing its turrets this time. It's okay, our fleet's coming. Well, not fast enough. Che mi passi davanti? Fleet is now at your location. Echo Squadron, keep the convoy safe while the flagship engages the vigilance. E chi ti proteggo? Leave it to us. Wait. The Empire is sending in a raider to intercept the convoy. We have to take that raider down. Okay. With me. Almost in range. Get ready. Ok. Non so se sono riuscito a beccarlo. Ok, penso sia andato, eh.
niente. Quindi qua velocità, qua scudi e qua per i laser. Echo, let's get that convoy to a safer location. Head to the far side of the NC-80. Ok, sì. T'acchiappo subito, bellino. Sa che dobbiamo scappare un po', eh. Dove vorrei andare? Wait. The Star Destroyer will be watching all possible vectors. They can still find you. Pilot, it's risky. But if we can destroy the targeting system on the Vigilance, we might throw them off the convoy's trail. Wait. You two are attacking the Star Destroyer? Let's hope your fleet can keep those shields down. Strike here. We can take down the Vigilance's target. Keep moving. We're a safe target for the Vigilance. Occhio, 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 occhio. Ok, non so se l'ho beccato tutta quanta, eh. Aia, aia, aia. Siamo morti. Ok. Dai, così vediamo anche se moriamo. Dai che ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Aggiungi le coordinate. Ok. Sono i comandi da quella parte che... che non avevamo capito? Sì. Vai. Però mi stanno continuando a sparare, ve lo voglio dire. Stiamo scappando. Ci siamo. Devo utilizzare un po' di più lo scudo, secondo me. Il problema, sapete qual è? È che, sarò sincero, per giocare e per colpire non leggi una mazza. È più quello che capisco dall'inglese che quello che leggo, eh. 4 anni più tardi. We all choose our path. Light or dark. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting it, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Addirittura. Quindi questo è soltanto l'inizio, diciamo. Prologo completato. Ok, hai completato il prologo, ma questo non è che l'inizio della tua nuova avventura. Puoi continuare la storia, consigliato. O selezionare il menu principale per accedere alle opzioni di personalizzazione pratica e multigiocatore. Continuiamo la storia, dai. Se no poi dopo. Vanguard Squadron to Temperance. Do you read us now? Had some trouble with our long range comms. You're the third patrol reporting comm blackouts. Head on back, Gunny. The commander will want a full report. Lousy comms. Chasing our tails for hours, and now we're late to meet the new boss. Well, do you want to race home, Frisk? We might make it before his speech ends. Kyo, I ain't racing you. I learned my lesson the first 12 times. Ash, the speech is starting. I'm not one for speeches. It's
So I'll just say, I'm honored to assume command of the Temperance in this fleet. Vanguard Squadron's reputation for bravery and integrity is unrivaled, which is why, effective immediately, we have been reassigned to an initiative codenamed Project Starhawk. Starhawk? Then those rumors about a secret project are true. What do you think it is, huh? Some kind of weapon? The key to victory. If it helps end the war, who cares? I care. I like to know who I'm working for. The good guys risk, remember? The only people in the galaxy who don't have a death mark on you? Ah, Grace. The day ain't over yet. Come on. Back to the Temperance. We can meet the new boss. And anyone else he's bringing along. Beh, la storia non sembra male. Però è all'inizio, perché obiettivamente da quello che ho capito abbiamo fatto soltanto capitolo e qualcosa. There you are. Ardo said to expect you. I'm Zerelda Sage, chief mechanic, and this here's the Temperance, my pride and joy. I imagine you're excited to join the action. Speaking of, here's the rest of your squadron. Hey, Gani, I got your new pilot over here. You go ahead, I'll meet you in there. Welcome to Vanguard Squadron. I'm Kyra Kuva. You can call me Gunny. Happy to have you on the team. Let's talk after the briefing, eh? Che peccato che non si può interagire e andare avanti. You're joining one of the best outfits in the New Republic. Hope you can live up to it. Anyway, follow them into the briefing room. I think our new commander's waiting for you in there. Vedi. Quindi soltanto così possiamo interagire. Che peccato. Vabbè. You've arrived. Excellent. Otto, meet our new Vanguard 5. Oh, the one who saved your skin at Foster Haven. Ardo Baradai, Fleet Intelligence. A pleasure. I heard they rewarded you with a posting to Chandrila. A real honor. Very safe. But a good pilot shouldn't just gather dust. I needed people I can trust. And I figured you'd want to get back into the action. There's no shortage of that around here. Right. Let's get you briefed. Welcome back to the front line, Vanguard 5. Okay. Time to get you briefed. As you've no doubt experienced, the Empire is jamming communications across the sector. I fear these blackouts could be a prelude to invasion. Vanguard Squadron. I need you to split up to solve this. Prisk and Grace, bring our new pilot to the Brentall system's borders. The scouts we sent to investigate haven't reported in. Find out what happened to them. Then regroup with your squadron near the planet Cavus. Gunny and Keo, that's where you're headed. If I were still an Imperial, well, I'd send jamming ships there. Knowing the Empire, I expect they're using these jamming vessels to disrupt our long-range comms. They'll have TIE squadrons in tow. Destroy all Imperial squadrons and jammers. Communications must be restored for Project Starhawk's future. When you've succeeded, regroup and return to the Temperance. Let's see how you do, Vanguard Squadron. Got a moment. Parla con Grace e Kyo. Ok, quindi Grace. Oh, hey, I'm Kyo Venzi. Welcome to Vanguard Squadron. You'll do great things with us. Trust me. This is an amazing team. I went from semi-pro racing to fighting the Empire. Quite a change. But everyone in Vanguard lifts up the others. You'll fit right in. Whatever this Project Starhawk is, I suppose the commanders will tell us when they're ready. But for now, we have scouts to find. According to the battle plan, we aren't flying together on this mission. But you'll be on my wing sooner than later. See you out there. Speriamo che anche noi ci possiamo fare gli stessi tatuaggi. Sì. Ok, Grace. Hello.
Ciao, Grace. Grace, if you like. It's a pleasure. I've been with Vanguard long enough for Gunny to trust me with second position. And she doesn't trust easily. Especially those from Imperial families. Well, everyone finds out sooner or later. Yes, unfortunately, my dear estranged family builds TIE fighters for the Empire. And I take great delight in blasting those fighters to stardust. I trust you will too. See you out there. Sei stata un poco più rapida, più concisa tu. Andiamo alla sala. Però là che c'era? Brief e sala. Vabbè, seguiamo. Abbandono la sala, briefing. Andiamo nell'hangar? Sì. Parla con Frisk di anni. Ciao. Vabbè, parliamo con Frisk, tanto sta qua davanti. Oh mamma mia. Nice to meet ya. Squad calls me Frisk. Only Grace calls me by my real name. And only when she's mad. I know it's not often you find a handsome fella like me fighting for the Rebellion, or New Republic, or whatever we are now. I used to be in what you might call acquisitions, you know, hunting down trophies, antiques, anything collectors wanted. Until I got that pesky death mark, of course. How was I supposed to know that painting was fake, huh? Or that the Imperial Governor was gonna show it off to Admiral Thrawn. That's what's great about this place, though. They always got a berth for a good pilot. Death mark or not. Bravo pilota. Say, you play Sabacc? I'm trying to learn, but no one around here ever wants to play me. Maybe we could go a few rounds, huh? For credits, of course. It's the only way I'm gonna learn, right? Guess we should get on and fix that comm blackout. Per dei crediti. Parla con Frisk, parla con Zero Gunny. Ok. Finally, chance to get acquainted. Like I said, the name's Gunny. Stay sharp, keep your nose clean, and we'll be off to a good start. We had comm blackouts like this right before the Empire invaded Mimban. Lost a lot of friends. But I learned to shoot a blaster. You'll be flying with Frisk and Grace today. Meet them if you haven't. The best advice I can give you is this. Stick with your squadron. It's simple, but sometimes hotshots and lone wolves need to hear it. Get to your ship. Non so se sembra un tipo di tutorial o dove danno dei consigli. Entra nella tua caccia stellare. Ed è. Ah, the X-Wing. Backbone of the Rebel Alliance and our New Republic. A good all-rounder that'll stand up to any starfighter or capital ship in the Imperial fleet. Allora, questo dovrebbe essere il pezzo forte di questo gioco. Mostra equipaggiamenti. Ok. Arma principale, ausiliare, ausiliario destro. Just hop in the cockpit. Sì, un momento, scudi, deflettore. Cioè, da qui dovremmo... Questo è proprio... Il gioco si basa soprattutto su questo. C'è la possibilità di poter... personalizzare poi tutti i caccia o i veicoli che riusciamo a sbloccare. Vabbè, abbiamo sta missione, dai, e vediamo. Perché adesso siamo di base proprio, cioè non abbiamo sbloccato niente, credo. Secondo me questo col VR è qualcosa di spettacolare, secondo me. Guarda qui. Power management systems. Check. All right. I'm loading in your astromech droid now. Keep an eye on it. Come fai a girare la testa così? Di 180 gradi? Quiet, tin can. We got a pre-flight check to do. Radar. Working like a dream. Loadout data. Looking good. Combat display? Check. Primary weapons, charged up, ready to take down TIEs. Throttle and boost, good to go. Hull integrity, never better. You're welcome. All systems go. Vanguard 5, you are clear for launch. Good luck out there. Da dove
Ok. Sì, penso che si basi soprattutto su questo. Beh, è normale che... Allora, per esempio, su Battlefield 2 c'era una cosa del genere e vi dico la verità, andavo molto in difficoltà. Mantieni per visualizzare l'equipaggiamento. Ah, vedi, anche qua. This is professional flying. Non era semplice. Stay close, Vanguard 5. Remember your mission parameters, Vanguard Squadron? Find the scouts, smash the jamming ships, and get back before the cantina closes. I think Commander James skipped that in the briefing. Thanks, Otto. We'll be careful. Regroup at Cabas once you find our missing pilots, all right? See you soon. Good luck, you two. Che fa? Mi prende in giro? Our jump point's just ahead. Raggiungi il punto. Dove sta? Ah, ok. Non riesco ad andare più veloce, però. Ok, così sì. Avevo difficoltà in Battlefront 2 in quelli tipo di incontri dove si guidavano comunque dei caccia. Qui invece ho avuto l'impressione di avere più difficoltà iniziale, ma poi man mano diventa un po' più semplice. Era anche vero, comunque la campagna per adesso è facile. Seguendo nel multiplayer saranno fatti nostri. Però velocità come aumenta. Vabbè, l'equipaggiamento è sempre lo stesso, io devo sempre guardare. Sì, arrivo Grace. Che è successo? Sempre interferenze. We should investigate the signal and regroup with them. Quello che è impressionante è la galassia. Cioè se ci giocate. C'è qualcosa davanti, penso. Non lo vedo. Our scouts didn't make it. Empire must have found them first. If that's the case, where is the Empire? Vanguard 5, scan the debris. Scansione relitti. Ok. Such brutality. Even that astromech got dusted. Someone really didn't want these scouts getting home. Hey, I'm picking up a second signal. Let's check it out. Ci sono passati in mezzo, eh? Follow me. Segui Frisk. Arrivo, eh. Quindi adesso abbiamo molta più dimestichezza, ci muoviamo bene, quasi bene. O almeno non ci scontriamo. I hear you. Something's not right. If we're lucky, something survived the attack. Stay ready for anything. Aia. Wait. That's not a new Republic signal. It's Imperial. Ma ti stavo venendo addosso, Frisk. Ma sbaglio, ho sbaglio, distruggi. M'hanno preso. Si è spaccato il vetro, Devo attivare gli scudi. Oh.
Mazza. Ho preso in pieno, penso, Ho preso in pieno. Non pensavo che andava a finire così. C'è una brutta fine qua. Si è spaccato già tutto il vetro. Grande. Ho detto non lo possiamo aggiustare. Ce la fai. Ci sono passati in mezzo? Ok. Momento, ci sono passati in mezzo, penso. Sto fatto la scansione, vi dica la verità, no? Ci crea problemi a voi. Nice work, Vanguard 5. Let's see. Their path was leading them toward Gunny and Keo's coordinates. If we're quick, maybe we can cut off the Empire before they find our friends. Marking coordinates. Hopefully they don't know we're coming. Let's do this right for the scouts we lost. Lead the way, Vanguard 5. Whatever comes next, we face it together. Sì, ci devono aggiustare il parabrezza a tutti i costi. Look, two Imperial jamming ships ahead. No sign of Gunny or Keo. That's the source of our comms blackout. Gli succi qua, all'improvviso, così. Bomb those jamming ships. Sure thing, Grace. I'll soften them up. You two finish them off. Schivare missili. Puoi schivare missili virando bruscamente più volte in direzioni diverse. Mamma mia, direttore. Dirottare l'energia ai motori e impostare l'accelerazione a un livello intermedio faciliterà. Sì. No, ma sta lontanissimo. Sto completamente fuori quartata. Siamo qua. In arrivo. Missile schivato, che mazzo. Lo vedo ancora potente questo. Ok. Aspetta un attimo che è così. Dai. Attenzione! Aspetta. Dai. Ma mi stanno beccando ancora. Porca. Attivo un po' gli scudi. Vai. Porca miseria. Mi sposto un po', perché sto un po' fuori urta. Dai. Ok. Ce la fai. Sta scassando l'impossibile. Porca paletta. Andiamo di scudi che... c'è un po' di fumo in abitacolo. Non l'ho becchiato. No, l'edizione si è scassato l'impossibile. Thank you.
perché questo. Sempre bianco, sempre bianco. Dove sta? Ok. Troppo lontano. Vai veloce. Dove faccio adesso? Ok, è andato. Aspetta che forse qualcosa l'è riuscito a beccare. Dove sta questo? Buonasera. La paletta. Beccato, beccato. Ricarica in corso. Occhio. La manda agganciato a me. Mi dai una mano. Aspetta. Eccolo picco, eccolo picco. Mamma. Ok. No raga, non vi diamo una mano. Qua? Sì, ma non ci fate combattere a noi perché avete visto. Però qua forse siamo stati in una situazione un po' più complicata. E forse, dico forse, ce la siamo cavati un po' meglio, però. Secondo me quando iniziamo un po' a evolvere un po' di più. Aggancia la missione. Miseria, però così non vale. Occhio, occhio, occhio. Aspettami. Vabbè, pare facile. Dove cavolo sta? È andato? Oh, sta qua. Ma qua è fantastico. Il problema, sapete qual è? Che io mi perdo. Nel senso che. Schivato, schivato, ok. Non ero convinto di averlo schivato. La galassia è spettacolare. Dove vai? Dove vai? Ti vengo a prendere fino a casa. Che l'ho beccato? Ma siamo noi che facciamo un rumore strano? Che c'è questa scorreggina qua? Ok, ce ne siamo altro qua. Ah! L'hai beccato tu? Sì. Ci sono entrato dentro. Forse ci stiamo un po' più divertendo adesso. Richiedere rifornimenti. Quando ne hai bisogno, puoi richiedere un droide rifornimento al tuo caccia, stellare di supporto. Il droide rifornimento aderirà temporaneamente alla tua nave, riparando lo scafo e rifornendo gli armamenti. Mantieni per richiedere un droide rifornimento, riparare il rifornimento. Ok. E poi il vetro non mi è aggiustato, però sempre scassato ce l'ho. Che cavolo mi è aggiustato, scusa. Ma we have an Imperial cruiser protecting the last of the jammers. Taking down these ships ain't gonna be easy. Not while the cruiser has a missile launcher. We'll keep our countermeasures ready. What's our play? If we take out the jammers first, we can call the Temperance for reinforcements. That's why you're in charge, Cubby. Vanguard 5, focus on.
jammers. Mm-hmm. Copy. Here we go. Enemies locked onto me. Aia, contromisure, contromisure possono aiutarti a disseminare rapidamente i missili, ma ne avrai a disposizione una quantità limitata. Usale per utilizzare la contromisura, tieni d'occhio la barra che indica i missili in arrivo e poi premi appena... Ah, ok. Per ricorrere alla concentrazione. Ok. Non fa dei balli. Ce la fai. Ah! Agganciato. Qua ce la sono vista male. Okay. Mi sa che ti devi riparare anche in fretta. No. Qua ci siamo vista molto male. Aspetta. Qua siamo andati malissimo. Ok. Vediamo se riesco. Ne arrivo. Ma torto, sì, penso sì. Vediamo se riesco. Ah, mi faccio meno a questa, scusa. Deve averlo schivato, Ok. Dove stanno gli altri? Andiamo un po' di scudo perché sinceramente... Dai che ce la facciamo così. Mamma mia, quando arrivo così forte, quasi l'impressione dell'impatto. Vai. Ce la fai. No. A volte non so se ci dai tanto una mano o poco una mano. Aspetta, ci facciamo un po' di mal questo. Mi stanno scassando l'impossibile. Se si sta scassando l'impossibile. L'ho presa male. Sto delirando. Veloce. Ok. Ce la fai? Un po' l'abbiamo riparato, dai. È andato. Mamma mia. Mi dovrei riparare adesso. Ma mi dovrei riparare? Thank you, Commander Javes.
We'll celebrate a job well done at the cantina. Come on, Vanguard, let's get out of here. Non sei entrato, no? Aspetta, mi vuole... Aspetta... Ma non sei entrato, veramente? Ma che cavolo si entra? Di qua? Dai! E allora? Girati! Ma che? Così? Cosa fa? Andavamo al contrario, wow, fantastico! Parabrezza, me lo aggiustate per cortesia. C'entrano anche i moscerini in faccia, secondo me. Missione completata. Le cose che vi gioca, info medaglie. Ok. Vabbè, tempo, capirai. Menu principale e possiamo continuare. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qua. Chissà chi sarà l'ospite, eh? Vabbè. Ci vediamo siamo al prossimo video. Bye.